Dar la disponibilitatea, sicuramente, che hai dato come per il Consiglio Comunale sul dibattito politico, sicuramente Sinistra Critica chiederà a te per primo la firma su un dibattito politico, su un Consiglio Comunale fatto su un dibattito politico pianificato. Ma dire oggi non è il momento del dibattito politico, penso che ritorniamo un po' indietro, quando anche i deputati provinciali e romani che vennero qua a spiegarvi che il bilancio è dibattito politico, perché il bilancio è un atto amministrativo che parla di politica. E dato che noi siamo un po' stanchi del fatto che le cose si risolvono con il tipo di squadra e non tramite la discussione politica, e cioè vedere una maggioranza che si spacca, rientra nelle sale private, si ricompatta, torna in aula e vota. Questo è tipo da Stato, non è politica. Dato che noi alla città vogliamo dare una discussione politica che porti a far capire realmente il perché di una posizione o dell'altra, il perché che la maggioranza si presenta sempre qua in aula dal primo giorno in cui è nata, spaccata nelle varie posizioni, e soprattutto pensiamo di essere e di esporre tutta la nostra serietà e correttezza nel chiedere a voi di rinunciare al rinvio e di bocciarlo, perché alla città è dato sapere la propria amministrazione, soprattutto quella che è maggioranza, come si comporta, il perché non arriva mai sana fondamentalmente e unita in consiglio comunale, e qual è il dibattito politico interno che ha portato a un atto amministrativo che è l'azione politica più importante che un governo cittadino può fare. E poi mi avrebbe fatto piacere darti solidarietà nel fatto che i membri delle commissioni potessero prendersi le responsabilità sul fatto di una mancanza o meno del lavoro della commissione consigliare. Ma come a te, che a livello personale mi hai spiegato che è il problema di personale mio, vorrei in qualsiasi occasione dare solidarietà in caso di vacanza o di mancanza da parte di una commissione consiliare, quando la commissione consiliare sbaglia, perché me, purtroppo membro, lo sono solo sulla carta, caro consigliere Scangalino, delle varie commissioni, perché ancora perpetrate con il vostro presidente del consiglio a convocare tutte le attività consiliari la mattina, che siano le commissioni o che siano i consigli comunali. Posso capire le commissioni che devono andare sugli accordi personali fra i membri e, se a seconda delle disponibilità, decidere le commissioni in che orario possono essere fatte. Ma ormai quella che spesso chiamano autorità, autoritarismo della presidenza del Consiglio Comunale a decidere da solo senza accogliere le sensibilità, io dico state bene attenti, non è autoritarismo. L'autoritarismo è un filone politico, certo, con delle strutture, con dei cavilli. Questa è arroganza. Non convocare su varie richieste di nuovo il Consiglio Comunale la mattina, quando la mattina non c'è solamente il problema personale di un consigliere che lavora nell'edilizia, ma la mattina c'è il problema di una cittadinanza che si sveglia, va a lavorare e prima delle 17 non torna e quindi non può partecipare al dibattito politico. Ma questo è anche determinato purtroppo dall'arroganza determinata dalla politica del tipo di squadra. Se noi siamo un tipo di squadra e vogliamo che i tifosi, al di là di quello che diciamo, stiano o con me o con gli altri, che ce ne frega se i tifosi ascoltano? Eppure, caro Presidente, anche i tifosi vanno a vedere la partita e hanno il diritto di fischiare o di applaudire la propria squadra. Se a voi fa paura questa cosa, beh, tornate a casa. Se lei non ha la sensibilità per capire questa cosa, si dimetta. Perché non è più possibile che si vada avanti in questo modo ad organizzare il Consiglio Comunale. Tanto le cause per farla dimettere, oltre a questa qua, che può sembrare personale, ma è della cittadinanza, ce ne sono molte, tra le varie grandi interventi del Consiglio Grazioso, le carte che arrivano in malo modo, molti consigli comunali che non erano legittime. Quindi cerchiamo di riflettere tutti insieme, dando un contributo politico alle decisioni, perché qualsiasi cosa si decide all'interno del Consiglio Comunale, anche se tutti insieme decideremmo un fatto tecnico di mettere il Consiglio Comunale alle 5, è sempre determinato da una volontà politica, e cioè di far partecipare, una volontà democratica, mentre metterlo alla mattina è una volontà arrogante e poco democratica, e tutti
stiamo partecipando al fatto che i consigli comunali si fanno di mattina e la gente non può partecipare, se non i pensionati, ahimè, i precari e i disoccupati. Quindi ho approfittato anche per rivolgere ancora una volta l'appello al Presidente del Consiglio.